Cari amiche e cari amici, un cordiale buonasera e bentornati alla rubrica Al cinema è meglio. Suspense in terre inospitali e lontane, da un lato, e dall'altro l'intima commozione del miglior cinema italiano. Questo e molto altro potrete trovare nella doppia programmazione che il Cinema Don Bosco della Spezia vi propone questa settimana. L'avvincente poliziesco australiano Chi è senza peccato e 3.19, il nuovo film di Silvio Soldini con Kasia Smutniak, si alterneranno infatti in cartellone da giovedì 11 a mercoledì 17 novembre. Esploriamo insieme il primo film. Per chi ama il giallo investigativo, geometrico, inesorabile, i personaggi e i volti duri, secchi, scolpiti, davvero solido cinema di genere, ebbene la pellicola dell'australiano Robert Connolly, classe 1967, è il film che fa per voi. Questo regista ci colpì già 20 anni fa con The Bank, il nemico pubblico numero uno, un thriller di denuncia imperniato sullo strano incontro fra un banchiere cinico e un geniale matematico capace con un algoritmo di prevedere in largo anticipo cali e rialzi dei valori di borsa. A 20 anni esatti da quel film ritroviamo sì l'atmosfera rarefatta di un'Australia gelida e remota, ma non più notturna come nel primo caso, bensì nel segno del sole cocente, dell'afa, di un paesaggio brullo non meno enigmatico, non meno misterioso. Il titolo originale del film, inglese, The Dry, letteralmente significa siccità, ma in senso figurato la stagione arida. Arida nel clima, arida d'acqua, arida di sentimenti e di umana pietà e compassione. Quella mancanza di sentimenti e di umana compassione dai quali il detective Aaron Falk volle fuggire quando era ancora un ragazzo insieme al padre. Egli fu infatti, accusato ingiustamente dell'omicidio per annegamento della sua ragazza Ellie, ma le reali cause della morte rimangono tuttora un mistero. Non di meno in quel paesino natale, inospitale, diffidente ed oscuro, il nostro è costretto a tornare per far luce su un nuovo delitto, il triplice omicidio, la triplice morte dell'amico di gioventù Luke, della moglie e della figlioletta. A detta dei compaesani, è lo stesso Luke ad aver aperto il fuoco sulla moglie e la figlioletta per poi togliersi la vita. Ma qualche cosa non quadra, qualche cosa non torna. E forse c'entra proprio quel misterioso delitto avvenuto anni prima. Chi sono i veri responsabili? Che cosa nasconde la comunità sotto la maschera dell'apparente semplicità e del perbenismo? Questo lo scoprirete solo nel corso della visione. Il film è avvincente, il film si ricollega in modo ideale a quella grande tradizione del cinema australiano capace di evocare mistero e inquietudine a partire dal paesaggio. Il vero principale protagonista di The Dry, Chi è senza peccato, è per l'appunto il paesaggio australiano, apparentemente morto, eppure vivo, pericolosamente vivo e sempre pronto a ghermire qualora uno procedesse troppo oltre. Magnificamente immortalato dalla cinepresa di Stéphane Duchos, e idealmente riconducibile a grandi capolavori del cinema australiano, come ad esempio Picnic Hanging Rock. In un certo senso ritroviamo quello stesso senso misterioso del paesaggio unito ad un'atmosfera di mistero, ma anche di colpe, di contrizione che rimanda a certi meditabondi ispettori dei romanzi di Friedrich Dürrenmatt, sebbene qui la fonte letteraria di ispirazione è l'omonimo romanzo giallo della scrittrice Jane Harper. Una bella interpretazione di Eric Bana, passaggi stupendi e quella suggestione che fece grande il cinema appena descritto. Nel secondo caso, battente bandiera italiana,
ovvero 3.19 di Silvio Soldini, abbiamo per protagonista Camilla, un'avvocatessa di successo, letteralmente presa 24 ore su 24 dal suo lavoro, per il quale trascura la figlia, da anni ormai abituata all'assenza della madre, e la sua stessa vita privata, finché una notte di pioggia la nostra viene coinvolta in un incidente stradale che cambierà profondamente le sue abitudini, le sue condizioni, la sua stessa concezione del prossimo e dei rapporti con esso. Come scrive la giornalista Caterina Sabato, Silvio Soldini torna con 3.19 ad esplorare l'universo femminile, la cosa che gli riesce meglio. Silvio Soldini era e rimane uno dei più sensibili registi italiani a esplorare l'universo Muliebre. Non è greve, non è forzato, ma prende per mano, suggerisce e fra un suggerimento e l'altro, in qualche modo riesce a far penetrare nello spettatore una misteriosa inquietudine degna di molti capolavori e letterari e cinematografici del cinema nordico. Ancora una volta ci racconta, sebbene non con i toni leggeri del celeberrimo Pane e Tulipani, una storia di rinascita e di riscoperta attraverso incontri, attraverso degli scambi. Una volta di più si conferma un ottimo direttore e di attori e di attrici, abbiamo misurato ed intenso Francesco Colella, ma soprattutto la polacca Kasia Smutniak in una delle prove più sottili e intense della sua carriera. A impreziosire il tutto, come sempre, i consueti e sensibili contributi tecnici di cui spesso si ammanta Silvio Soldini, in questo caso le scenografie della brava Paola Bizzarri e la fotografia accurata e suggestiva di Matteo Cocco. A voi la scelta fra l'Australia e l'Italia. Questi i giorni e gli orari sono piuttosto articolati e precisi, sicché vi pregherei di fare attenzione. Chi è senza peccato sarà visibile ai seguenti giorni e orari: mercoledì e giovedì alle ore 21:15, lunedì e venerdì alle 17:30, sabato alle 15:15 e alle 19:15, domenica alle 19:15 e alle 21:15. Il film di Soldini, 3.19, scoprirete fra l'altro nel corso della visione qual è il senso di questo misterioso titolo, un codice cifrato, qualche cosa che nasconde un segreto. Starà a voi scoprirlo di scena in scena e di passaggio in passaggio. Dicevo, il film di Soldini sarà invece visibile giovedì alle 17:30, lunedì e venerdì alle 21:15, sabato alle 17:15 alle 21:15, domenica alle 15:15 e alle 17:15. A voi il provino dell'avvincente noir di Robert Connolly. Vi auguriamo fin da ora buona serata, buona visione, per poi ritornare a breve in studio con la programmazione del Cinema Italia di Sarzana. Devi venire qui per il funerale. Ti aspettiamo. Sometimes when this place feels kind of empty, and all of the breath fades with the light, I think about the loveless fascination. Brutto spirito schifoso, che ci sei andato a fare nella nostra città? Under the Milky Way tonight. Così, hai sentito delle storie su di me? Sì, qualcuna. Wish I knew what you were looking for. Stai riaprendo le indagini. E tu credi di scoprire la verità in una città così? Quando menti su una cosa per tanto tempo, diventa una seconda verità. No! Under the Milky Way tonight. Radio Italia, radio ufficiale. Buonasera. Un anno con Saligal racconta la storia vera del primo anno professionale di Joanna Rakoff, poi diventata scrittrice, poetessa, giornalista e critica letteraria. Joanna, molto giovane, si trasferisce a New York lasciando la vita passata nella sua cittadina natale per inseguire il suo sogno di scrivere. Diventa l'assistente di Margaret, un'eccellente Sigourney Weaver, che dirige un'azienda letteraria, il cui più importante cliente è J.D. Salinger.
Il regista Philippe Falardeau, sulla scorta del romanzo autobiografico di Johanna Rakoff, tenta di donare anima, fragilità e profondità a tutta la galleria di figure che popolano l'agenzia letteraria dove la giovane protagonista si trova a fare da segretaria, non solo il temibile e glaciale direttore Sigourney Weaver, ma i vari assistenti e fidati collaboratori di cui è circondata. Il fascino maggiore della vicenda sta però chiaramente nel rapporto a distanza che Johanna intesse nel corso della sua annata di lavoro per l'agenzia con Jerry Salinger insieme con le sue legioni di ammiratori che del 1995 della storia inondano quotidianamente la casella di posta dell'unico riferimento ufficiale lasciato dallo scrittore, i suoi rappresentanti letterari, ai quali spetta il compito di filtrare pesantemente la corrispondenza. Falardeau tratteggia una grande mela insieme pur viscolare e spietata, anche se non inedita, e accenna istanti sospesi e timidamente sognanti come le conversazioni a distanza con gli immaginari fan mittenti delle lettere a Salinger. Il film sarà proiettato sabato alle 21.15 e anche domenica allo stesso orario e domenica alle 17 e alle 19.30. Domenica 14 invece alle ore 21.15 per la giornata europea del cinema d'essai al Cinema Italia verrà proiettato il film Sotto le stelle di Parigi, la storia di una donna che ha avuto poco dalla vita e di un bambino al quale è stato tolto tutto ciò che aveva. Una fiaba per tutta la famiglia, capace di far sognare e di riaccendere una luce di speranza in una società ostile. Vorrei restare per un po' a New York. Il tuo lavoro all'università? Non voglio più analizzare il lavoro degli altri, Carly. Io voglio scrivere. Che ne pensi di un'agenzia letteraria? Fantastico. Ma sai utilizzare una macchina da scrivere? È molto diverso scrivere con uno di quei computer. Li ho visti in azione e creano complicazioni per tutti. Tu hai pubblicato poesie? Sì. Questo non dirlo. Gli scrittori sono i peggiori assistenti. Mettiti al lavoro. Per caso scrivi anche tu? Joanne è la mia assistente, io non assumo scrittori. Indovinate chi rappresentiamo? Hemingway? Il papa? Charles Bukowski. J.D. Salinger? Non ci credo! Salinger? Avrai sentito dire che è pazzo. Non è lui il problema, ma le persone che chiedono il suo indirizzo, il telefono. Caro signor Salinger, ho letto il suo libro Il giovane Holden 3 volte. Mio Dio, sono veramente un mucchio di pazzi ossessivi. La posta degli ammiratori di Salinger. Devi distruggerle tutte. Quindi Salinger non riceve le sue lettere? Neanche una. Hai mandato la mia lettera a Salinger? Hai mandato la mia lettera a Salinger? Non avete diritto di tenere la mia lettera! Ma è assurdo. Risponderò io alle sue lettere. Tu dici sempre che vuoi scrivere, ma lavori fino a tardi per altri scrittori. Devi davvero volerlo. Hai superato il limite. Ti sei cacciata nei guai eticamente e legalmente. Io non volevo essere ordinaria. Volevo essere straordinaria.